Bentrovato a voi telespettatori di Ospitalità e eh, rubrica Fate bene fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un ben trovato a Fran Marco Fabello, direttore della rivista Fate bene fratelli. Bentrovati, buon ascolto, buona visione a tutti. Imparare dai santi. Fran Marco, questo è il tema di oggi che vogliamo proporre proprio in, sì. in occasione del periodo in cui si ricordano tanti santi e noi vogliamo soffermarci su alcuni santi dei Fate bene fratelli. Vogliamo partire dal, dal primo, quello che ha fondato l'ordine. Sì, intanto è bello parlare dei santi proprio in questo giorno che ricorda la solennità di tutti i santi. E, e parlare dei propri è ancora più bello perché i santi ce ne sono tanti, ma così propri come quelli di cui parleremo. Sono, sono proprio nostri, sono proprio belli, insomma, il primo è appunto, diceva lei, San, San Giovanni di Dio. San Giovanni di Dio che è il nostro fondatore, quindi è come non parlare di lui nel giorno dei santi? E, e tra l'altro è, è un fondatore che poi nella sua ordine stesso ha trovato altri santi di cui parleremo dopo, ma perché San Giovanni di Dio ci è, è, è così utile a parlarne? Perché abbiamo bisogno oggi soprattutto... Per, eh, per la sanità, per l'uomo di oggi che patisce, che soffre, abbiamo bisogno di santi, di persone che imitino San Giovanni di Dio nell'assistenza, nella cura delle persone e che abbiano non solo cura della, de, della malattia, cura del malato, cura della persona. Eh, non è solo la malattia la persona, la malattia è un pezzo che intacca tutta la persona, ma è la persona che deve rappresentare il... il il punto di riferimento dell'operatore e, e, e di chi sta bene. Quindi, scorrono dietro di noi le immagini, alcune immagini insomma, della, della vita del, del santo, mm. un santo che fu considerato pazzo proprio per la sua conversione sì. e per la rivoluzione reale che portò nel 1500 in campo sanitario. Nel 1500 in campo sanitario fu il primo Giovanni di Dio che fece più di una rivoluzione perché mise un malato per letto. Era la prima volta. Tutti sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire igiene, vuol dire ordine, vuol dire rispetto della persone, vuol dire tante cose. Ma non solo ha fatto questo, ha diviso gli ospedali per reparti di degenza, secondo le patologie. E quindi tra le tante patologie c'era il reparto per i malati mentali. Oggi negli ospedali generali pubblici c'è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Che è proprio il, il reparto psichiatrico che ha origine da Giovanni di Dio. Esatto, la psichiatria è parte privilegiata per l'ordine proprio per un trascorso di vita del santo che ha fondato sì, l'ordine ospedaliero. Eh, gran parte delle strutture dell'ordine nel mondo sono a livello psichiatrico. Personalmente sono molto favorevole che aumentino queste. Questi tipi di interventi, questo tipo di strutture, perché il mondo di oggi è più malato di quanto si pensa. Lui si convertì proprio vedendo come i malati venivano maltrattati all'epoca? Eh, sì, eh, più che maltrattati, abbandonati. Eh, I malati psichiatrici venivano picchiati, venivano, ma gli altri malati erano molto abbandonati. Eh, lui stesso, da, malato, da considerato malato, ha subito le stesse conseguenze degli altri. con Frustate, acque fredde, eccetera, no? come si usava allora. E quindi ha cercato di fare in modo che questi metodi saltassero e sono, sono col tempo sono saltati, ma non poi tanto perché, fino alla prima riforma del 1904, e soprattutto all'ultima riforma, quella del professor Basaglia, le cose non è che fossero esilaranti erano piuttosto complesse complicate e complicate e anche non degne delle persone. Un'ultima cosa che ci colpisce di questo santo è che lui nasce in Portogallo, si trasferisce molto giovane, lo troviamo in Spagna, eh, passa dalla carriera militare alla vendita di libri e, e fino ad approdare poi appunto alla fondazione di quest'opera. Diciamo una vocazione anche tardiva, Ma, possiamo eh, dirlo. Eh, eh, no, è, è tutto un percorso che porta a quella scelta. Eh, eh, domandiamoci perché lascia la casa a otto anni domandiamoci perché finisce in, in, nella casa di un signore che gli vuole bene e che vorrebbe dargli in sposa la figlia e lui in quel momento se ne va e se ne va e domandiamoci perché si trova a Ceuta in, 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 in Africa a, a lavorare per mantenere una famiglia portoghese fallita cioè, è un percorso che lo porta dove avrebbe dovuto arrivare, aver cura degli altri. E passiamo a un altro santo, allora siamo nel 1600 più o meno, con San Giovanni Grande, un altro santo fa dei fratelli eh. il santo che morì assistendo gli appestati. Allora, San Giovanni Grande è un fattore del tutto interessante perché lui aveva fondato una compagnia religiosa. Quando ha saputo che esisteva la congregazione di San Giovanni di Dio è entrato con tutti i suoi nella congregazione che poi diventerà ordine e eres dalla frontiera e nel, eh, un certo giorno capita la peste e lui si ammalò di peste e pregò il Signore di farlo morire purché cessasse la peste e nel 1600 eh, San Giovanni Grande morì e la peste terminò quindi è il santo dei nostri giorni, possiamo dire. Anche, anche oggi abbiamo una peste, ma non c'è solo la peste dell'epidemia, c'è anche la peste delle, 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 del volersi male, la peste di, di, di ogni malessere che c'è nella società. Passiamo ad un altro santo, un santo della provincia Lombardo-Veneta, San Riccardo Pampuri, il dottor Carità, così viene ricordato, un frate medico. Frate medico, diciamo che prima è medico e poi è frate, perché si fece religioso già medico. Di lui si ricorda tra, tra le varie vicissitudini della sua vita eh, la, la ritirata di Caporetto, perché lui era nella sanità militare in prima linea a, a Caporetto e quando ci fu la ritirata, lui per salvare tutto il materiale medico. Eh, materiale di, di medicazione, eh, passò, arrivò alla tisana da caporetto viaggiando tutta la notte sotto l'acqua torrenziale che cadeva. E questo fatto, che in sé poteva sembrare naturale, eh, comportò che si ammalasse di TBC. Allora non c'erano farmaci per la TBC, come adesso non c'erano farmaci per la pandemia, qualche somiglianza c'è. E morirà a soli 33 anni. E, avendo dato eh, in quei pochi anni che ha fatto religioso, ma soprattutto molto prima, quando era giovane di azione cattolica, eh, avendo dato un esempio di cristiano vero e di religioso autentico. San Benedetto Menni, invece, è il frate dell'impegno civile, così l'abbiamo voluto de de definire, poi lei ci spiegherà anche, perché è il restauratore dell'ordine Spagna. Sì, San Benedetto Menni è un'altra un figura mh, molto interessante perché se si pensa che venne ordinato sacerdote dopo aver fatto il noviziato, eccetera, venne ordinato sacerdote e fu, e fu mandato a Roma. A Roma, eh, il padre generale di allora eh, ebbe un'idea molto forte. Quello di inviare un religioso di 26 anni, quanti ne aveva San Benedetto Menni, in Spagna per restaurare l'ordine a 26 anni. A dare una spinta a questa, a questa, a questa scelta fu anche il Papa Pio IX che disse vai, vai a restaurare l'ordine nella sua culla dove era nato. E andò, fece cose straordinarie... Eh, Restaurò, eh, rinnovò tutti gli ospedali, li, li, li riprese, li rimise in ordine, eccetera, ma fece anche un'altra cosa, fondò un istituto di suore, le suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, che sono simili a noi nella, nella vita e anche loro professano il voto di ospitalità. Quindi eh, poi fu anche il generale dell'ordine, soffrì molto, tanto che dovette dimettersi e la sofferenza più grande la, fu la sua morte perché morì in esilio, in esilio esiliato dai suoi in, in, in Francia ad Inan e, e quindi una vita piena di, di, di provvidenza e che termina invece nel modo eh, meno bello, morire da soli in esilio come, come i carcerati come, ecco, uno che per fortuna però da santo subì tutto con, con, con pace. Cosa vuol dire essere santi oggi, secondo lei, Fran Marco? Bisogna chiederlo a chi è santo oggi. <ride> <ride> Ma eh, cosa vuol dire? Vuol dire essere, eh, essere. per gli altri, essere onesti con se stessi avere cura delle cose umane per avere cura delle cose divine, eh, ricordandoci che c'è un Dio che ci ama e che dobbiamo amare e attraverso eh, l'attenzione alle persone, soprattutto ai malati, ai bisognosi, ai poveri, ai carcerati, a tutti quelli che Giovanni di Dio per primo eh, eh, cercò di aiutare e di amare. Immaginiamo Giovanni di Dio quanto fece ad esempio per il mondo delle prostitute. Tu di venerdì con un Cristo in mano andava in questi luoghi per cercare di convertirne qualcuna. Di tutto fece Giovanni Dio. I capitoli provinciali che stiamo per iniziare ci stanno a dire che dobbiamo uscire un po' alla ricerca anche di questi mondi così sofferenti e così, e così immensi. A tale proposito ricordiamo che eh, l'Ordine eh, si appresta a festeggiare 450 anni dalla, dalla Fondazione. Sì, eh, è uscita in questi giorni una lettera del Padre Generale in questo senso. Eh, non è dalla Fondazione ma forse dall'Approvazione. Mm -hmm. Perché la Fondazione era già venuta, mentre l'Approvazione come Ordine avvenne... avvenne eh, un, quindi il riconoscimento no, da parte sì, del Papa. Sì. Va bene, allora ringraziamo Fra Marco per essere stato con noi, per averci raccontato quali no, sono eh, i Santi. Ringraziamo che... gli spettatori che hanno avuto il coraggio di ascoltarci fino adesso. Li ri ringraziamo sicuramente e eh, un arrivederci e alla prossima puntata.